Il principio di un'epidemia, intanto il paragone con la SARS in realtà purtroppo non ci aiuta, perché la SARS rimase un fenomeno molto contenuto e circoscritto. Tu l'hai vissuta lì? L'ho vissuta lì, ero lì a Hong Kong, ero l'unico, sono stato l'unico corrispondente italiano per tutta la durata dell'epidemia, anche perché poi, ecco, dobbiamo dire anche questo, che le epidemie, i contagi, anche a noi giornalisti, io sono stato corrispondente di guerra, ho vissuto in molti teatri di guerra, ma mi sono reso conto che fanno più paura i virus delle pallottole, perché il nostro atteggiamento nei confronti del contagio, appunto, ancora è atavico, diciamo, è totalmente irrazionale, quindi le reazioni di ognuno di noi sono imprevedibili. Io ricordo quando con mia moglie tornammo a SARS finita, oramai si era concluso tutto, perché speriamo, dottore mi corregga se sbaglio, che anche questo virus abbia un decorso come i virus influenzali, cioè sentito, quando viene caldo è nuova, se ne va. Sì, ecco. È termolabile, esatto. Termolabile, quindi col caldo con l'umidità, col caldo e con l'umidità, sì, però c'è l'eventualità che decresca con l'arrivo della primavera, della calda primavera, e poi purtroppo ci potrebbe essere una riaccensione con l'autunno. Il problema è questo, anzi addirittura dei virologi a livello internazionale parlano di 2 anni, quindi dobbiamo prepararci. E diciamo convivere con questa, perché non è che la nostra vita si deve bloccare. Abbiamo soltanto 9 camere a pressione negativa. Le camere a pressione negativa sono quelle camere dove tu metti la persona, che perché voi sapete che c'è il riciclo eccetera eccetera dell'aria, e quindi queste 9 camere a pressione negativa le abbiamo nelle unità operative di malattie infettive delle 3 aziende ospedaliere. Abbiamo degli ottimi infettivologi, perché questi hanno già fatto le campagne contro l'AIDS, hanno fatto la campagna che si riferiva alla SARS, e abbiamo persone che sono preparate da questo punto di vista. Lo stesso dicasi dei nostri virologi, il che è molto importante. Abbiamo però una carenza e non dobbiamo nascondercelo. Io questa mattina ho scritto una nota, l'ho inviata al generale Cotticelli e l'ho inviata anche a molti consiglieri regionali, e la nostra è una carenza di che cosa? È una carenza in primo luogo di quantità di personale. Allora noi dobbiamo seguire quella che è una filiera e potenziarla. Come fare questo? Le aziende sanitarie entro il 29 febbraio dovevano inviare a generale Cotticelli il piano del fabbisogno del personale. Io ho scritto a Cotticelli e anche per fare in modo tale che ci fosse uno stralcio di questo piano, riferito a che cosa? Riferito alle terapie intensive, alle malattie, al personale delle terapie intensive e delle malattie infettive, al personale delle virologie e, fondamentale, non ultimo, il personale dell'igiene pubblica. Perché il personale dell'igiene pubblica è il personale che fa l'indagine di campo. Cos'è l'indagine di campo? Quando il professore della Mediterranea di Reggio Calabria, che appunto è andato via il giorno 18, dopo aver fatto il convegno e fatto la lezione, è evidente che quel professore sarà entrato in contatto con qualcheduno. E allora bisogna, fatto per la SARS, voglio dire, o si è fatto sempre per altro, fare in modo tale da andare a trovare queste persone. Non è che noi possiamo mandargli i carabinieri, voglio dire. Noi dobbiamo fare in modo tale che i nostri igienisti, e qui abbiamo noi per fortuna in questa azienda sanitaria il dottore Giuffrida, che in questo momento fa le funzioni di direttore del Dipartimento di Prevenzione, persona in gamba, vaccinologo importante, abbiamo persone di qualità in questa nostra Calabria, voglio dire. Però è evidente che non si può combattere a mani nude. Quello che in questo momento c'è in Calabria, e chi ci segue, c'è tanta paura. Io stavo guardando anche i commenti sui nostri social, sulle nostre pagine Facebook, commenti che, devo dire la verità, molto preoccupati, persone che non sanno esattamente a chi rivolgersi, che hanno paura perché conoscono le nostre strutture
ospedaliera, la nostra rete sanitaria calabrese che fa acqua da tutte le parti. Perché hanno paura? Perché hanno visto quelle tende montate davanti ai pronto soccorsi praticamente vuote. Non c'è nulla. Perché hanno capito che non c'è una grande organizzazione. E allora dico, anche per voler tirare le somme di quello che è stata questa trasmissione, ancora abbiamo un collegamento da Reggio con un negozio cinese, e lo volevo ricordare perché è un fuoriscaletta, c'è Graziano Tomarchio che ha ascoltato e ascolterà per noi questi esercenti cinesi che sono stati costretti o hanno deciso di chiudere, molti per 15 o 30 giorni. Ecco, io mi aspetto, diciamo che hanno avuto anche la loro una grande dignità, credo un loro garbo anche nella chiusura, i prossimi giorni anche decisivi. Pure noi lavoreremo a distanza, abbiamo per esempio nella mia scuola, sia nella scuola primaria che media, una piattaforma che si chiama Fidenia, che appunto permette il lavoro a distanza, il cosiddetto lavoro online. Quindi non ci dobbiamo sempre mettere all'ultimo posto, speriamo di essere all'ultimo posto per il coronavirus, ma non è fatto vero che... Appunto su questo volevo, magari concludiamo dicendo che forse... con una riflessione un po' amara ma positiva. Noi sappiamo che in Calabria siamo stati condannati alla marginalità, all'esclusione da molti governi, diciamo forse dall'Unità d'Italia ad oggi, siamo parzialmente isolati, siamo malamente collegati, speriamo che questa nostra situazione per una volta di isolamento non voluto ci metta al riparo da questo virus. È una speranza non illogica, per niente illogica, perché forse proprio questo è il motivo per cui fino adesso, diciamo, facendo i debiti scongiuri, la nostra regione è una delle meno colpite. Siamo in fondo quasi un po', aveva scritto qualcuno che recentemente, che in Calabria siamo così un po' isolati, a parte, che forse siamo un po' come quelle tribù, i Lacandon che stanno in certe isole sperdute al largo dell'India, che hanno trascorso tutta la loro esistenza da millenni completamente isolati dalla civiltà. Ora noi non siamo a questi livelli, però purtroppo siamo fa fatica anche il virus ad arrivare, effettivamente a raggiungerci, e forse per una volta il nostro isolamento diventa un fatto positivo.